Voi tutti sapete com'è iniziato il mio campionato. Ecco, diciamo non proprio benissimo. Sto correndo delle gare fantastiche a livello di divertimento e di spettacolo, però i risultati finali sono molto deludenti. Il primo round a Carrasco infatti è stato terribile, mi sono piazzato ultimo in qualifica, poi ho fatto una bella rimonta ma sono finito undicesimo. Qualche settimana dopo ho corso all'estrema carte di finale miglia, facendo una bella qualifica, chiusa in P7, ma concludendo la gara in P12 a causa dei crampi e della mia scarsa capacità di rimanere concentrato in situazioni complicate. Tutto questo mi fa arrivare al terzo round del Formula 7 in dodicesima posizione con solo 11 punti. Signore e signori, buongiorno e benvenuti in questo terzo round del Formula 7 che si svolge qui oggi in una ridente domenica di maggio alla pista di Nizza Monferrato. Come ben sapete qui ho già corso con il CRG FS4 di Zena. Mi sono sempre trovato bene su questa pista, però non ho mai provato i kart che ci sono qui. Infatti qui ci sono dei Parolin che non ho mai guidato in nessuna pista, quindi dovrò un attimo capire come funzionano. Oggi devo assolutamente provare a levarmi da questa scomodissima dodicesima posizione in cui mi ritrovo adesso in campionato. Quindi cercherò di correre bene, non avere crampi, non avere problemi di nessun tipo. Incrociamo le dita perché ci serve un buon risultato. Ho iniziato poi la mia solita preparazione pre-gara con tutte le procedure del caso e ad un certo punto mi sono accorto che stava cambiando qualcosa. Sono giusto un pelo preoccupato perché, come potete vedere lì, sta venendo un bel temporalino qui in giro. Ora vorrei capire se arriverà anche sulla pista, perché diciamo che una gara bagnata potrebbe essere molto interessante, anche perché non sono attrezzato per guidare sul bagnato, ma niente, potrebbe essere molto carino e sarebbe un bel content. Tutto questo però è passato in secondo piano quando ho scoperto che non avrei avuto i classici 10 minuti di qualifica, ma avrei avuto soltanto 5 giri. E voi direte, ma come fai a impararti la pista in soli 5 giri con gomma fredda? E se hai anni di esperienza alle spalle, qualche modo lo trovi. Nel mio caso, semplicemente improvvisi. Ed è in questo modo che mi sono ritrovato a partire esattamente qui. Il semaforo anche stavolta è troppo lontano per i miei gusti, però devo sfruttare l'interno e cercare di partire nel miglior modo possibile. Giù con il gas per cercare almeno di mantenere questa posizione. Davanti sono vicinissimi, il botto potrebbe essere molto probabile, però mi accorgo ora di essere stato affiancato e sembra anche averne molto più di me sul dritto. Non posso farci nulla, la lascio sfilare all'esterno in curva 1, ma subito arriva curva 2 dove arrivo ormai lontano dal gruppo, quasi tranquillo in confronto alla confusione là davanti. Però intanto intravedo un contatto pesante nelle prime posizioni ed ecco un pilota girato che riesco a schivare per un pelo e rientro subito nel treno del gruppone. Che partenza movimentata! Io sono rimasto fuori dalla mischia, però davanti a me se le sono suonate per bene e adesso cerco subito di riattaccarmi al kart che mi precede. Ok, ho già capito quale potrebbe essere il suo punto debole. Questa curva ho imparato a farla mesi fa con il CRG FS4 e adesso riesco a gestire anche molto bene il Parolin. Intanto continuo a remare un po' nei tornantini che ancora non riesco a fare in modo perfetto. Però davanti continuano ad infastidirsi, quindi non hanno ritmo per scappare via. Tento adesso di uscire al meglio e prendere una bella scia. Era molto buona all'inizio, ma come velocità di punta proprio non ci siamo. E infatti devo lasciar stare anche il sorpasso in curva 2. Questa era una delle mie preferite sul CRG, infatti esco molto bene e cerco di obbligarla a stare all'interno per poi incrociare la curva dopo. Devo tenerla il più possibile per avere una traiettoria migliore. Riesce a sfilare e fa la sua curva uscendo però più lenta di me. Devo allora affiancarmi prima del secondo tornante, ma non c'è niente da fare, riesce a starmi davanti. In questo momento sto cercando di sacrificare tutti gli ingressi per uscire a cannone da ogni curva e chiudere il sorpasso il prima possibile. C'era un pilota girato in quella curva, questo vuol dire che se le stanno suonando ancora bene là davanti. Vedo chiaramente che esco meglio dall'ultima curva. Mi avvicino un po' e poi quando arriviamo al limitatore la scia non basta più e non riesco a passare.
Stessa identica manovra di prima, vediamo adesso se avrà successo. Dubito perché è uscita un pelo meglio, però arriva leggermente larga la curva, allora io ne approfitto subito per buttarmi all'interno e chiudere il sorpasso prima del tornante. Sorpasso chiuso e andiamo adesso a caccia degli altri piloti. Ok, non sembra che stiano scappando via, soprattutto perché stanno battagliando tra di loro, quindi sicuramente non stanno girando al massimo delle loro potenzialità. Io però devo entrare in modalità qualifica subito. Eccoli che perdono tempo e io piano piano riesco ad avvicinarmi sempre di più. Eccoli ancora affiancati che cercano di rimanere davanti in ogni singola curva e intanto io rosicchio metri su metri cercando di avvicinarmi e recuperare qualche punto utile per levarmi da questa odiosa 12ª posizione in campionato. E adesso sono attaccato e posso cercare di passarlo sul dritto scia permettendo, ma perdo qualcosina qui e forse non avrò la mia occasione ora. Troppo lontano anche solo per pensare di percepire la scia. Già il mio kart non brilla come velocità di punta, tolta quella poi la vedo veramente dura. Infatti guardate quanto ho perso qui. Per quanto i due davanti si stiano aiutando, comunque non è possibile perdere così tanto sapendo pure di non essere uscito male dalla curva precedente. E poi ancora qui c'è un ulteriore rettilineo dove perderò altri metri che dovrò in qualche modo cercare di recuperare nella parte guidata dove ancora me la cavo bene. Già vedo che in un solo tornante ho recuperato qualcosa e devo continuare così se voglio anche solo sperare di raggiungerli e passarli. Però loro continuano a lottare e questo mi fa solamente bene. Ed eccomi qui di nuovo come prima a due curve dal rettilineo ma ancora non abbastanza sotto. Esco molto bene e mi avvicino di qualche metro, ma subito inizio a vedere che il pilota davanti ha molto più motore di me e mi scappa via senza darmi la possibilità di attaccarmi alla sua scia e recuperare qualcosa in vista di curva 2 dove si sarebbe potuto provare il sorpasso. Niente da fare infatti, non posso fare altro che giocarmela nella parte guidata. Grosso errore da parte sua che lo fa uscire lento dalla curva. Io mi avvicino ma non ancora abbastanza per buttarmi all'interno e aspetto la curva successiva. Evidentemente sbagliando perché ce l'avrei fatta tranquillamente. Stessa scena di prima, vediamo se ora cambia qualcosa. Esco ancora meglio ma subito si stacca semplicemente perché ha più motore di me. Ed esattamente in questo momento ho capito il motivo della mia qualifica pietosa e ho anche capito perché non riesco a chiudere mezzo sorpasso. Di nuovo come prima posso puntare tutto sulla doppia sinistra dove sono nettamente più veloce del pilota davanti. Però mi devo avvicinare abbastanza e lo faccio proprio qui al primo tornante dove esco a cannone. Però ancora non abbastanza per affiancarmi prima della curva. E di nuovo devo abbandonare il mio tentativo di sorpasso. I giri passano fino a quando il pilota davanti non compie un errore, che non ho registrato ovviamente per la batteria della Insta, e riesco finalmente a sorpassarlo trovandomi poi con la strada completamente libera. Il problema sorge quando poi gli altri con la mia scia riescono a mangiarmi chilometri sui rettilinei. E già qui capisco di avere qualcuno dietro, ma mai mi sarei immaginato che sarebbe riuscito ad infilarmi addirittura prima di curva 2 con una velocità sul dritto spaventosa in confronto alla mia. Io ci provo anche a stare dietro, ma sarà praticamente impossibile in queste condizioni. E così è stato.
curva dopo curva, giro dopo giro l'ho visto sempre più lontano, fino a quando non c'è stato più nulla da sperare e l'ho perso completamente. Che dire, portiamola a casa. Meglio di così penso non sarebbe stato possibile. Forse partire un po' meglio e buttarsi in mezzo al gruppo in curva 2, però alla fine avrei perso tutte le posizioni guadagnate nei rettilinei successivi. La botta qui in curva non è piacevole, eh? Eh sì, qui mi sono un po' alterato. Già in curva 2 mi aveva toccato in staccata, ma ero rimasto concentrato. Poi anche nella doppia sinistra, però fa niente. Al terzo colpo invece, così forte, in piena staccata, non sono proprio riuscito a trattenermi. In ogni caso, ultima curva e andiamo a concludere questa gara. Forse in questo momento non è molto chiara la posizione in cui ho terminato la gara. Ecco, che sia arrivato merdesimo è ovvio, però la posizione esatta è tredicesimo. Risultato senza dubbio deludente, ma penso che sia anche abbastanza evidente che non si possa imputare solo alla mia guida. Il kart sul dritto era abbastanza scandaloso e sono sicuro di questo perché guadagnavo terreno nella parte guidata e lo perdevo tutto nei due dritti. Avrei potuto fare qualcosa di più? Sicuramente non arrivare penultimo in qualifica. Questo mi avrebbe aiutato a non perdere tempo all'inizio e poi tra scie e incidenti vari avrei potuto recuperare qualche posizione in più. Sono contento per la gara di oggi? Non penso sia necessario specificarlo. Diciamo però che la prossima si correrà nel mio circuito preferito e lì, finalmente, potrò aspettarmi un risultato completamente diverso. I won't look back ever again.